Siamo qui con Salvatore Serleti, nuovo acquisto della Folgore Caratese. Benvenuto Sasà. Grazie. Un passato nelle giovanili del Crotone, sei arrivato addirittura in primavera, poi sei passato al Rende in Serie D in questo primo scorcio di stagione. Tante le presenze per te, come mai hai scelto di venire qui? Fondamentalmente ho deciso di venire qui perché ho già assaporato, diciamo, questo calcio dei grandi, un po' lì giù, e ora volevo un po' venire a vedere le differenze che c'erano tra lì e qui. È un altro modo di mettermi di nuovo in gioco nella stessa categoria, però credo ci sia qualche differenza. Quali sono le differenze che ti aspetti tra il calcio del sud e il calcio del nord? Da quel poco che ho potuto constatare in questi pochi giorni che sono qui, ho visto che qui ci si concentra più sulla tecnica, sul metodo di gioco, sul girare la palla, sul cercare l'imbucata. Lì, secondo me, invece si punta tutto sulla voglia, sulla rabbia, sulla corsa, sulla determinazione, tralasciando un po' queste altre caratteristiche. Parliamo di ruolo, qual è la tua posizione preferita in campo e hai già avuto modo di parlare col mister di questo? Io ti confesso, la mia posizione preferita in campo è quinto, lì dove, come ho fatto a Rende, perché mi ci rivedo tanto lì, però ho giocato tanti anni terzino sinistro e anche lì mi piace da morire. Quindi non ne ho tante preferenze, però sono un calciatore che preferisce più spingere. Non mi ci vedrei mai difensore centrale perché non potrei sfogarmi, diciamo. Hai già fatto un giro per il centro, come ti è sembrato? È un centro meraviglioso, ha tutto ciò che occorre per sentirsi davvero sia a casa e sia in prospettiva un calciatore. Ci si respira proprio aria di calcio qui. Come hai potuto vedere in questi primi allenamenti, il gruppo è molto unito, nonostante la posizione in classifica non sia quella che ci compete, vi impegnerete al massimo in questo girone di ritorno. Certo, poi anche oggi, stamattina, il mister ha parlato e dalle sue parole ho capito che è il momento di riprendersi e di prendersi tutto ciò che non è stato possibile prendersi nel girone d'andata, creando sulle basi di questo gruppo un nuovo gruppo più forte di prima, capace di giocare contro tutti e vincere magari contro tutti.